Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, bentornati con questo nuovo aggiornamento. Oggi vedremo la tendenza meteo, le previsioni meteo, ecco, più che tendenza per i prossimi 3 giorni. Quindi vedremo dal 13 fino al 15. Quindi prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Allora, eccoci qua, possiamo vedere che nella mattinata di domani comunque il tempo sarà bello su tutta la nostra penisola, soprattutto al nord dove non ci saranno neanche delle nuvole, mentre al sud un po', ci sarà un po' di passaggio di nuvolosità. Durante il pomeriggio comunque questa nuvolosità si andrà ad intensificare soprattutto lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e ancora un po' al sud, mentre al nord rimarrà bel tempo. Poi verso sera comunque la nuvolosità rimarrà sparsa su tutta la nostra penisola, anche sulle due isole, forse qualche possibile piovasco sul nord della Lombardia. Andando domenica 14 possiamo vedere che durante la mattinata comunque ci potrebbero essere dei possibili piovaschi a zone lungo la costa toscana e qualche possibile temporale lungo l'interno, ma niente di importante. Pioggia invece più intensa in Friuli, Venezia e Giulia. Soleggiato sul resto dell'Italia, qualche piovasco anche in Sardegna, mentre sul resto d'Italia ci sarà sole e nuvole. Durante il pomeriggio questi piovaschi che si erano in Toscana si andranno a spargere sulla dorsale adriatica e anche al nord. Anche al nord della Marche, ecco. Piovaschi che sono possibili anche lungo la costa della Campania. Durante la sera, invece, questi piovaschi si andranno praticamente a sparire. O rimarrà qualcosa lungo l'interno dell'Appennino. Nevicate che comunque si trovano a quote abbastanza alte, intorno ai 1500 metri. Piovaschi che invece si trasformeranno alternati anche in pioggia lungo la Sicilia e la Calabria, dove anche a zone potrebbero diventarci anche con qualche fulmine. Nella giornata del 15, durante la mattina, possiamo vedere che il tempo sarà migliorato su tutta la nostra penisola, soprattutto al centro-nord, dove qua ci sarà il sole, mentre un po' di nuvolosità lungo tutta la Val Padana e l'arco e lungo le Alpi. Qualche ancora piovasco residuo della perturbazione invece in Puglia. Durante il pomeriggio poi sarà nuvoloso sul nostro Italia, ma senza precipitazioni da tutte le parti, forse qualche possibile pioggia leggera nell'interno della Sardegna. Verso la sera andrà a migliorare, soprattutto al nord dove ci sarà sereno e in Sardegna rimarranno del piovaschi. Anche qualcosa lungo la Sicilia tirrenica, lungo la costa Sicilia tirrenica e nella Calabria. Andiamo a vedere anche una piccola tendenza meteo. Eccoci qua, stavo dicendo di vedere un po' la tendenza, come possiamo vedere dalla giornata del 15, comunque. Questa massa d'aria un po' più fredda inizierà poi a puntare l'Italia, portando del freddo anche abbastanza intenso dal 18 di origine artico, che si andrà ad infilare soprattutto, richiamato questo freddo da un minimo depressionario sul Mar Ligure, che farà il suo ingresso un po' dalla porta della Bora, un po' dalla valle del Rodano. Però questa massa d'aria più fredda comunque scivolerà verso la Spagna, rientrerà poi sulla Sardegna, comunque porterà delle temperature abbastanza basse e delle nevicate che potrebbero toccare anche in alcune zone quote pianeggiate, ma questo è ancora un po' presto per dirlo e per vedere come andrà. Di sicuro un abbassamento di temperature ci sarà e sotto la media stagionale. Questo è tutto, un caro saluto al vostro Maestà e arrivederci.